Ma che poi sono sempre le solite mappe. Balle. Buonasera Fedescar, buon giocatore, ci fu nella stessa frase, assolutamente. Assolutamente. Esistono anche i buoni giocatori di Cifu, sai? Sono rari, ma esistono anche quelli, così come sono rari i buoni giocatori di corazzata. Bene, uno che inizia già dicendo ti seguo, ma non so se è una buona idea. Chi è? 69 feet grave. Uno che è sepolto a 69 piedi di profondità. E vuole seguire cosa? Faxe? Ok, il rune è morto, ma non lo sa ancora. Ok, ho il Fletcher qui. Cazzo. Torpedoes dead ahead. Come faceva a vedere di nuovo? Merda. Ma io questo Fletcher lo voglio ammazzare, scusate, ma so che è stupido. Smoke generator activated.
screen set. Non pushare, non pushare, don't push the Kita alzas. Buonasera Tirnanog. La curva verso i torp era voluta. Quella era voluta. Altri secondi, troppi. Buonasera Meccanta. No, il Kraken no, è già tanto se le gioco ste merda, ste meraviglie. Ok, voglio davvero incontrarmi con un Kita. Visto che si sta mangiando la mia Alsace che non ha deciso a no, ha deciso di non seguire il mio consiglio. Direi che è il caso di suicidarsi in un Kita. Va bene, t'avevo detto di non pushare. Avevo detto tu mi dessi mai retta, corazzata media. Dove si trova? No, 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 non è nelle mod, lo trovi nel gioco. Dopo ti faccio vedere, è tra le opzioni. Maremma zucca, zucca, maremma, maremma zucca, 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 maremma zucca, eh? Non usare il radar, non usare il radar. Stai ferma lì, non usare il radar. Non usare il radar. Non usare il radar. Vediamo se ci casca. Vediamo se ci casca. Uno. Dai, uno solo. Non c'è cascata. Perché stai uscendo in broadside? Perché c'è una lasca là dietro. C'è una lasca. C'è una lasca. Non devi uscire così da una lasca. Porca. E per fortuna sparacca è. Non l'aveva usato prima? Evidentemente no.
spuntano dalle fottute pareti. Spuntano dalle fottute pareti. Secondi. Niente, d'altronde paga stare al bordo della mappa a sparare a CAE per tutta la partita. Paga, no? E se paga, l'ultimo vivo è quello che ha fatto meno danni in tutta la partita e gli ha garantito la salvezza. Io, se questa modalità di gioco rappresenta la capacità di dimostrare quanto uno sappia giocare, fatemi papa, perché questo è quello che c'è. Non lo so, non lo so. Ditemi voi. Questo è il modo di capire se uno sa giocare? Stefano Nerd, buonasera.